dopo 4 giorni di vacanza, quando si ritorna in bici è sempre un pochino complicato. Comunque ragazzi, questo mese di maggio è stato veramente caldissimo, anzi bollente, non solo per il meteo, perché penso è stato il maggio più caldo degli ultimi non so quanti anni, e giugno non è che abbia preso una piega differente, ma appunto non solo per il meteo, anche perché questo è il mese in cui sono riuscito a pedalare di più. Ho fatto oltre 1300 km, oltre 13.000 metri di dislivello, quindi una media di circa 1000 metri di ascesa ogni 100 km. Non male per le mie zone, certo, per chi abita sulle Dolomiti magari non è un granché, ma per le mie zone non è male. E oltretutto ho fatto questi chilometri, diciamo, in pochissimo tempo, perché ho fatto una media di circa 32,5 km orari, che non è affatto male, considerando anche che non ho corso. Io è da fine aprile che non ho fatto più una gara, adesso siamo ormai ad inizio giugno, adesso che sto registrando questo video, e quindi ho completato il mese di maggio con un bello zero nella casella gare, quindi anche ovviamente nella casella risultati. Quindi ho fatto questa velocità media considerando soltanto gli allenamenti che tra l'altro non sono stati neanche un granché, perché adesso il dato della velocità media è più per, appunto, per curiosità, per fornirvi un dato su cui magari ragionare, però non significa nulla se lo consideriamo come un parametro per valutare la bontà dei miei allenamenti. Infatti a maggio praticamente non ho fatto nessuna tabella, nessun allenamento specifico pianificato, non ho fatto forza né in palestra né in bici, non ho fatto salite ripetute, SFR, ho fatto solamente quello che mi andava di fare, uscite in gruppo a velocità sostenuta, uscite con cambi regolari, uscite in cui dicevo sì, adesso affronto questa salita ad una determinata potenza, questo sì, ma niente di programmato, niente di pianificato, niente di veramente specifico, non ho fatto intermittenti. Veramente è stato un mese in cui ho pedalato veloce, ma più che altro per il piacere di pedalare, anche perché sapevo che purtroppo non avrei fatto nessuna gara. Anche il mese di giugno prenderà sicuramente questa piega, probabilmente pedalerò di meno perché avrò qualche vacanzetta da fare in famiglia, perché a me per pedalare non mi paga nessuno, però ho una famiglia con cui stare e con cui fare qualche bella vacanzina. Adesso a giugno mi spetterà qualche giorno via, sia per lavoro che sia appunto per la famiglia, e anche a giugno c'è il serio rischio che non farò neanche una gara, o al massimo, se ce la farò a far combaciare tutto, la farò una. Quindi purtroppo niente, la stagione sta andando così, spero di recuperare verso appunto fine anno, quindi settembre, ottobre, novembre, e di riprendere quel filone di gare continue e di risultati positivi che avevo cominciato a febbraio, marzo ed aprile. Come al solito ragazzi, vi terrò aggiornati, quindi seguitemi su Strava, dove pubblico tutte le mie uscite, su Telegram, dove vi racconto quello che faccio, perché anche se non pianifico nulla, comunque lì faccio sempre un riassunto di quella che è stata la mia uscita, e seguitemi anche su Instagram per le foto e per le novità fresche. Fatemi sapere anche come vi è sembrato l'audio di questo video, perché ho qui il mio nuovo microfono, quindi spero che nonostante questo vento e nonostante la velocità si senta qualcosa. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a mettere un bel like, ad iscrivervi al canale, e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!